Ma lo psicologo deve andare dallo psicologo? Aspetta, perché questo non è un video per i curiosi, è sempre un video per gli psicologi, come tutti i miei video sulle terapie brevi. La domanda quindi è rivolta a loro. Secondo voi, cari colleghi, lo psicologo dovrebbe andare dallo psicologo? Ovviamente non sto parlando di una situazione ovvia, quella in cui una persona che di mestiere fa lo psicologo ha un problema emotivo, comportamentale o relazionale e per questo si rivolge a uno psicologo. In quel caso è ovvio che debba andarci. No, io parlo di un'altra questione, cioè della questione se lo psicologo, per poter lavorare da psicologo, debba andare da uno psicologo. Passiamo via subito l'idea che devi andare dallo psicologo, perché se non lo fai hai dei conflitti inconsci irrisolti che comprometteranno il tuo lavoro. Questa è una tradizione psicoanalitica e, per quanto mi riguarda, nasce e muore all'interno della teoria psicoanalitica. Attenzione, non significa che è da buttare via, che non debba essere presa in considerazione o che non possa essere utile in altri contesti, solo che mi fa sorridere chi issa la bandiera secondo la quale se fai lo psicologo devi fare analisi personale. Cioè, lo stesso concetto di analisi personale prevede che tu faccia analisi, quindi se non sei uno psicoanalista questo concetto viene già meno. Ripeto, è interessante come concetto. Io stesso feci analisi personale per 7 anni, 4 anni e mezzo di analisi personale e 2 anni e mezzo di analisi didattica quando volevo diventare uno psicoanalista junghiano, però non può essere pensata come un obbligo formativo. Pensaci, il concetto tutti abbiamo dei conflitti inconsci e se non li risolvi non puoi fare questo lavoro, non è una legge della natura, è un assioma psicoanalitico. Ma poi come gestisci il controtransfert, dicono loro? Ma io ti rispondo che uno, il concetto, il costrutto di controtransfert è sempre di stampo psicoanalitico. Due, il fatto che tu debba lavorarci sopra con l'analisi personale anche fa parte del loro sistema di costrutti. No, secondo me questa non è la ragione migliore per fare un'analisi personale o comunque per andare da uno psicologo se vuoi fare il mestiere di psicologo, oppure comunque è troppo orientata teoricamente. E tuttavia, come dice il buon Paolo Dai Pra, seguitevi i suoi video di filosofia perché sono molto interessanti, e tuttavia se vuoi fare lo psicologo, secondo me ci sono delle buone ragioni per andare da uno psicologo. Ragioni che ti permettono di fare meglio questo lavoro, peraltro, e ne volevo vedere 3. Numero 1, vedi come si fa. Mi ricordo che una volta ero in un periodo un po' particolare della mia vita e decisi di rivolgermi a un collega ericksoniano. A un certo punto mi resi conto che stava utilizzando un linguaggio evocativo, metaforico, stava bypassando il mio emisfero sinistro, se vogliamo dirlo in un altro modo. Fu un'esperienza fantastica perché io avevo letto diversi libri su come usare questo tipo di intervento, avevo anche letto diversi casi, avevo visto tanti video di colleghi che lo usavano, però fare questa esperienza su di me fu qualcosa che mi permise di capire veramente come utilizzarla. Un'esperienza simile l'avevo avuta in un altro contesto, con un altro terapeuta, sebbene fosse durante un'esercitazione. Il docente che mi aveva scelto appunto come soggetto dell'esercitazione utilizzò un'altra tecnica ericksoniana, la tecnica della confusione. Anche quella l'avevo letta e riletta, ma il modo in cui la usò lui e esperirlo su di me mi diede una nuova lettura e fu una capacità di apprendimento stimolata dal fatto di essere lì in prima persona. Numero 2, vedi cosa non fare. Io dico che lo psicologo è quasi come il dentista, quasi, perché dal dentista ci dovresti andare almeno una volta all'anno, invece dallo psicologo ci vai soltanto nel momento del bisogno, però come un dentista, se hai bisogno, ci vai. Quindi, so far till now, ho avuto la possibilità e l'opportunità di andare da molti colleghi, un po' di colleghi, e apprendere un po' di stili di lavoro diversi. Fortunatamente per me ho anche appreso delle cose che non mi sono piaciuto molto, niente di micidiale, ho per fortuna sempre trovato dei colleghi bravi, preparati, eticamente impeccabili, però in un percorso è normale che non tutti i passi siano precisi, penso che, anzi sicuramente capiterà anche a me ogni tanto con i miei clienti, l'unica cosa che puoi fare è cercare di migliorare. Però il punto è che stare dall'altra parte mi ha permesso di imparare dai loro errori, da quelli che io consideravo o considero essere degli errori. Ed è un bel vantaggio perché così posso evitare di ripeterli. Se nell'esempio di prima dicevamo che puoi vedere come fare certe cose meglio, in quest'altro esempio puoi imparare cosa non fare. E infine, numero 3, impari come ci si sente. È un po' un mix delle due, però è anche una cosa diversa che un po' si riallaccia al video che ho fatto
tutto sull'osservazione, come allenare la tua capacità di osservazione. Alla fine, se ci pensi, tutto l'aspetto emotivo e sensoriale è fondamentale all'interno del nostro lavoro. Però, se lo è, ti devi porre una domanda. Tu effettivamente lo sai come ci si sente a stare dall'altra parte? Lo diamo per scontato, leggiamo i libri, ci facciamo i corsi sulle micro espressioni facciali per andare a cogliere l'inarcamento verso il basso e il labbro inferiore destro? Cioè, come funziona? Tu vedi un'espressione così, no? Che cioè, che vuol dire rabbia, disgusto, così? Secondo me è un ictus. Un ictus, sì. Però se lo senti, se senti su di te, su te stessa, le emozioni positive e negative che ti fa provare un terapeuta, sarai più in grado di riconoscerle nell'altro e di sapere cosa di quello che fai fa provare cosa all'altro. Insomma, tre ragioni, tre per dare un'idea del perché è utile e perché può essere utile per uno psicologo andare da un altro psicologo. Poi, non deve essere visto come un obbligo. Noi, proprio nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, non obblighiamo i nostri studenti ad andare da uno psicologo proprio perché non è una cosa insita all'interno del nostro modello. Però, può essere un'esperienza di grande apprendimento e, lavorativamente parlando, un'ottima esperienza di analisi personale.